Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Natron e benvenuti al primo speciale di Halloween 2023. Sì, siamo tornati finalmente con gli speciali di Halloween quest'anno. Dovrebbero essere circa tre video, tre speciali magari, tre cosette appunto da trattare. Però prima di cominciare, prima di addentrarci dentro questo primo speciale, mio caro, carissimo amico Sunset Strip Panics, ti faccio tanti, tanti, tantissimi auguri di buon compleanno. Spero che l'hai passato bene, che sia stato un giorno con te, un giorno felice, un bellissimo giorno. Spero che l'hai passato veramente in totale serenità, tranquillità, perché veramente te mi segui dalla vita e io di questo non finirò mai di ringraziarti. Quindi grazie ancora, grazie tanti tantissimo, non so nemmeno cosa dire praticamente, grazie tantissimo di seguirmi, di sostenermi e ti faccio ancora tantissimi auguri di buon compleanno. E adesso possiamo finalmente cominciare questo speciale di Halloween 2023 con un gioco che io volevo già portare altre volte, appunto come speciale appunto di Halloween o di Natale, insomma, ma alla fine non l'ho mai portato alla fine, non l'ho mai portato. E ho detto, beh, quale modo, quale momento migliore, no, appunto per tornare a parlare di speciale di Halloween se non portarlo esattamente quest'anno. E sto parlando di Dagon, Howard Phillips Lovecraft dovrebbe chiamarsi. È un gioco breve, molto corto, dovrebbe durare circa 30-40 minuti. Scaricabile gratuitamente da Steam, tradotto in italiano, addirittura ci sono anche dei DLC, DLC che sono ovviamente a pagamento, il gioco è gratis e i DLC sono a pagamento, però che dovrebbe ripercorrere un po' la storia, il racconto breve, appunto, Dagon di Howard Phillips Lovecraft. E direi subito di cominciare senza perdere altro tempo. Dagon è un adattamento fedele e interattivo dell'omonima opera di Howard Phillips Lovecraft, concentrato sulla storia e sull'atmosfera. Non ti troverai davanti a scelte difficili o sequenze d'azione, non dovrai gestire l'inventario. Il movimento è limitato al proseguimento attraverso i luoghi durante lo svolgimento della trama. Questa sera avevo un pochino letto che alcuni criticavano recensioni negative su Steam che... Ah, ma non è un vero, anzi... Buoni, fermi. No, lascio la luce perché altrimenti voi non mi vedete e non vedo nulla. Avevo letto appunto delle recensioni negative che dicevano: ah, però non è un gioco, è solo un film interattivo. Si parla di Lovecraft, si parla di Dagon. Siamo a Halloween. Non c'è da aggiungere altro. Almeno si fa anche qualcosa di un po' di diverso, no? Appunto a Halloween, appunto sempre questi giochi, i mostri con fuga, scappa e quant'altro. Cominciamo. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ah. Ok. Ah, non posso girarmi. Allora, durante il gioco incontrerai degli elementi interattivi. Alcuni di essi ti permetteranno di proseguire la tua avventura. Altri ti sveleranno interessanti curiosità relative al racconto originale, al suo contesto storico e all'autore. Interessante. Alcune curiosità sono nascoste. Per trovare questi segreti, aguzza la vista e cerca l'antico segno. Questo qua. Ok. Però non posso muovermi. Ah, qua c'è da interagire, vediamo se c'è altro. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window Ah. into the squalid street below. Ok, ma perché? Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these Morfina. hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness.
or death. Affermi, dopo aver letto questi... Allora, ovviamente non leggo perché altrimenti vado a rovinare l'atmosfera, visto appunto che è doppiato. Dopo aver letto queste pagine scritte così di fretta, potrete intuire, anche se non riuscirete mai a comprendere del tutto, perché non mi restino che l'oblio o la morte. Ah, qua c'è il segno. Questo mi sembra che per andare avanti con la trama, con la storia. Morfina. La morfina entrò in uso nel XIX secolo ed era sistematicamente somministrata nel trattamento del dolore grave durante la guerra civile americana 1861-1865 e la prima guerra mondiale 1914-1918. Fu venduta liberamente fino al 1914. La morfina si diffuse ancora di più in seguito all'invenzione della siringa ipodermica, che avvenne intorno al 1854. Frederick Sturmer, cosa del genere, non so il tedesco, il primo a isolare la sostanza, inizialmente la chiamò Morphium, dal nome di Morfeo, il dio greco dei sogni. Bello però! Non sapevo che il nome derivasse dal Morfeo. Nel periodo in cui Dagon venne pubblicato, l'abuso di morfina, conosciuto come la malattia del soldato, rappresentava già un grosso problema negli Stati Uniti. Quindi vedete, c'è anche del contesto storico, appunto delle cose belle anche per chi magari ha già letto e riletto tantissime volte Dagon, appunto, ci sono anche delle informazioni storiche, ma anche delle curiosità appunto per tutti gli appassionati. Puoi leggere subito le curiosità oppure ritornarci in seguito dal menu principale. Disattiva la visualizzazione delle curiosità se ti distraggono dalla storia. Nah. Questa impostazione si può modificare in qualsiasi momento nelle opzioni. Sì, no, voglio visualizzarlo, certo. Okay. Quindi non c'è altro e noi andiamo avanti. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Okay. Quindi siamo in un porto. Ah, no, siamo sulla nave. E quello è un incrociatore tedesco, presumo. Non posso muovermi, no, non ci si può muovere. A quanto pare. No. Sì, è proprio un film interattivo, diciamo, una storia interattiva. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. Ah. Okay. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Estrema correttezza in che senso? Allora c'è un segno, allora un secondo, poi ci sono un po' di... Gli Unni furono un popolo nomade dell'Asia centrale che invase l'impero romano e dominò il continente europeo nel V secolo a.C. Gli Unni, che avevano una fama di feroci, micidiali guerrieri e maestri nel condurre rapide incursioni, svilupparono potenti archi compositi, lacci da cattura e pionieristiche armi di assedio. Durante la prima guerra mondiale gli inglesi erano soliti chiamare i soldati tedeschi Unni per evidenziarne la brutalità. Nella prima guerra mondiale, quindi addirittura state un po'. L'origine di questo termine, tuttavia, risale al 27 luglio 1900, quando l'imperatore tedesco Guglielmo II tenne un discorso alle sue truppe prima che queste si imbarcassero per la Cina. E questo è appunto il discorso. Se dovete incontrare il nemico, lo sconfiggerete, non si risparmierà nessuno, non si faranno prigionieri, chiunque cadrà nelle vostre mani è perduto. Proprio come 1000 anni fa, gli Unni, sotto la guida del loro re Attila, si fecero un nome che ancora oggi li fa apparire tanto valorosi nella storia e nella leggenda. Possa così il nome di tedesco acquistare per merito vostro una simile reputazione, affinché in Cina nessun cinese osi mai più guardare storto un tedesco.
Il rifiuto di fare i prigionieri rappresentava un'evidente violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra adottate durante la prima convenzione dell'Aia del 1899. Ah, interessante sta cosa. Saliamo le scale. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Quindi è scappato con la scialuppa. When I finally found myself no, adrift and free, ragazzi. I had but little idea of my surroundings. No, in acqua, vi... no, 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 vi prego, ragazzi. Che sono qua per l'italassofobia, porca puttana. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Vabbè, sì, il problema è dove, in che punto. Of the longitude, I knew nothing. And no island or coastline was in sight. Non c'era nulla praticamente, non c'era nulla, a parte la luna laggiù in fondo, però insomma. Ok. Beh, molto interessante, molto particolare sicuramente. Beh, addirittura non è nemmeno un'avventura grafica punta e clicca praticamente, perché non c'è da fare praticamente niente. Però ci sta, dai, una cosa un pochino più diversa dal... Dal solito, sì, non mi posso girare, il problema è che... Ah, qua. Ok, sì, perché non c'è altro, per male. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship, or to be cast on the shores of some habitable land. Ok. Quindi siamo praticamente alla mercé del mare, no? Non sappiamo bene dove andare, dove siamo e... Che deve essere bruttissimo. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. Ok. The change happened whilst I slept. Provo un attimo a spingere la luce. Curiosità mia, per vedere com'è che si vede. No, dai, figo così. Così è molto più bello, è molto più no in tema horror, che poi ovviamente gli altri video non lo so. Its details I shall never know. No, 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 ma cosa sta succedendo? Cioè siamo tipo naufragati. Non sembra nemmeno più il mare questo. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Porca troia, però, ragazzi. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. Sì, più che altro un misto di sorpresa, stupore e terrore, immagino. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. Che poi non si sa se è mare, che cavolo è? The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Madonna, porca troia.
Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. No, anche perché è difficile, cioè è difficile solo immaginare, no? Una cosa del genere. Come fai a immaginarlo? Uno che lo legge, uno che legge magari il racconto, una lettera. No, è difficile immaginare una cosa del genere. Parlando ovviamente dentro il gioco, dentro il racconto. Non noi lettori nel. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Comunque è fatto benissimo. Grafica bellissima, bello come particolare, ecco perché Dagon è un racconto che sarà 2-3 pagine. Non sto scherzando, saranno massimo 5 pagine come racconto Dagon. Quindi è veramente breve il racconto di Lovecraft. Quindi è ovvio che non può durare chissà quanto. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Porca troia però, ragazzi. Ma cos'è? Sì, sto provando un senso di in effetti di inquietudine, un pochino di inquietudine, perché comunque ti trovi davanti a sta affare sto posto, che cazzo è sta roba? As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Ma è tutto così poi. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Ci sta, è possibile. È possibile. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Scusate, cos'è quell'enorme ammasso in fondo lì che si muove? Nor were there any sea fowl to prey upon the dead things. Cioè, non c'è nulla. Oh cazzo. Non c'è nemmeno il sole, ma meno male che ci sono almeno le nuvole, almeno quelle ci sono. Passiamo avanti, vediamo se c'è qualche altro segno particolare che... No, a quanto pare non c'è. Ok. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. Allora il sole c'è per diverse ore. Ragazzo, quanto è che sei rimasto seduto lì qui? Sembra tipo, sì, fango, no, petrolio no, però sembra tutto un fango, una cosa del genere. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Okay. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea. Ma scusa, no, quello... possible rescue. Ah no, è vero, perché lui giustamente dice, sì, ho preso la scialuppa della nave, sono andato giù, sono partito vagando a caso, quindi se sei nel mezzo dell'oceano non c'è niente intorno, ciao. Cioè, ciao veramente. No, come cazzo fai a aver già qui, ragazzo? Cioè, dai. Cioè, come fai soltanto... Io avrei paura soltanto a muovere un passo in questa situazione. Io avrei paura a muovere veramente un passo. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. Il terzo, cioè, è stato 3 giorni così bloccato. Ma è tutto così poi. Cavolo, sembra di vedere l'eclissi in Berserk.
The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. A me sta prendendo tantissimo, nonostante comunque è un racconto alla fine, visivo, sotto forma di gioco alla fine. Appunto, bisogna camminarci là, vediamo se c'è qualcos'altro qua. No, mi pare di no. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Quella. Ok. Che è quella all'altura, ok. Potrebbe sognare, no, non sogna. Lovecraft non so, non, purtroppo non sei nei rami del sogno. Purtroppo sei vivo, ragazzo. Vedo un attimo se sta registrando, scusate, ma... Ok. Stacco un pugno più qua. C'è una balena, eccolo. Night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I first espied it. Ragazzo, che coraggio che ti sei accampato. Gli orrori dell'oceano, ecco, la mia fobia. Questa è la mia fobia, ragazzi, la talassofobia. La paura dell'ignoto verso l'oceano. Il creatore di miti di Cthulhu e della fantastica città sottomarina di Relier era convinto che la vita non sarebbe mai potuta esistere sul fondo oceanico, siccome la pressione dell'acqua lo renderebbe inabitabile. Oggi sappiamo che nelle più oscure profondità dell'oceano... Porca puttana, però, non me lo dite così... Dimorano molte curiose creature. Il pesce che vive nel punto più profondo, il pesce lumaca delle Marianne, può sopravvivere a circa 8.000 metri sotto la superficie dell'oceano in un'oscurità infinita. Riesce a sopportare enormi pressioni, centinaia di volte più forti di quelle che si possono trovare a livello del mare. Osservando fotografie odierne di creature che dimorano nelle profondità oceaniche, non le voglio vedere, come la rana pescatrice degli abissi, l'anoplogaster cornuta o il pesce vipera, caratterizzati da un aspetto squisitamente lovecraftiano, è difficile non trovare qualcosa di ironico in tutto ciò. Porca miseria, Meloni, ma poi, cioè, pensando che Lovecraft, l'anno in cui ha scritto questa roba, non c'erano le tecnologie che ci sono oggi. Ma manco lontanamente. Quindi, sti cazzi. Cioè, come ha fatto lui a immaginarsi tutta questa roba? Quello è il bello. Nell'epoca in cui ha scritto Dagon, ha scritto Le montagne della follia, ha scritto il richiamo di Cthulhu, come se l'ha immaginato tutta quella roba lì? Come? Quello che io mi chiedo. Che si parla del 1800-1900. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Ovviamente. I know not why my dreams were so wild that night. Che cazzo sono? But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain,
I was awake in a cold perspiration. Io mi sono ritrovato, ragazzi. Io il terrore soltanto di vedere apparire da un fotogramma all'altro Dagon. Io ho visto, non lo so. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. Vabbè, ti sarei svegliato, penso. Bevo un pochino d'acqua, scusate, ma probabilmente faremo una tirata unica di questo video, tanto non dovrebbe durare tantissimo, cioè, questo gioco non dovrebbe durare tantissimo alla fine. 3 giga è peso, poco. Porca puttana, però. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Il chiarore della luna mi resi conto di quanto fossi stato imprudente a viaggiare di giorno. Cioè, vuol dire che preferisci viaggiare di notte? Perché? Ah, perché giustamente poi il giorno viaggi, la sera sei stanco, dormi, sogni e non dormi perché fai in cui praticamente. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Allora, è proprio una montagna, una collina, una montagna. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the Andes. Così vediamo meglio dove cosa c'è dall'altra parte. Non è una cattiva idea, in effetti. Ah, qua c'è la sacca, vediamo però se c'è qualche altro cosa da vedere. No, non c'è altro. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. Ma credo per chiunque, cioè trovarsi una cosa del genere da un giorno all'altro, insomma. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon. No, no, ragazzi, no, vi prego, no, no. No, vi, no, no, no. Buon Halloween! Cazzo di Halloween! Whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. Comunque, se ve lo state chiedendo, sto registrando che sono 7:45 di sera. Cioè, ma ti stai guardando il cielo però, ragazzo, non stai guardando il baratro. Stai guardando il cielo. Oscuri recessi che la luna, ancora troppo bassa nel cielo, non era ancora riuscita ad illuminare. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Ma cos'è? Non si vede nulla. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost. And of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. Okay. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ah, però ti butti così a caso nel buio, eh? Cioè, ma io non capisco, cioè, non si vede, cioè, buio perché non si vede nulla o è qualcosa di... Non potevi starti nella barca, cioè perché devi avventurarti delle cose, non sai nemmeno ti dove finire, e nemmeno io tra l'altro. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Poi alla fine non ho nemmeno letto del romanzo, sinceramente ce l'ho, perché c'ho tutta la raccolta della Mammut di Lovecraft, dei racconti di Lovecraft, però ho letto Ricamo di Cthulhu, ho letto La Montagna della Follia e pochissimi altri comunque. Sti cazzi, cioè. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. Cos'è quell'affare? Gazing into the Stygian deeps,
when no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Però non ci arriva qui, perché illumina solo quello, la luna, e non il resto? No, ho sbagliato, volevo vedere cosa che c'era altro. Se c'erano altri indizi, vabbè, pazienza. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. È un monolite, praticamente. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young. Cioè, ma siamo davvero sul fondale marino? Boh, mi sembra strano, non lo so. I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith. Ok. Come avevo detto io, un monolito. Whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Beh, possibile. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Sì, perché giustamente la paura e il terrore, perché sei in un posto che dire strano e bizzarro è nulla. Quindi è ovvio che comunque sei terrorizzata, paura, però comunque c'hai quella specie di brivido, di curiosità per dire no, cos'è una nuova civiltà, è una cosa mai vista prima, che non hanno mai scoperto, quindi c'è anche un po' quelle presa, no? Quel brivido di la scoperta dell'ignoto, no? Del coso. Vediamo che cos'è. C'è dell'acqua. Now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Ma è una pozzanghera. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Comunque, ci penso, questa non è altro che una rappresentazione visiva, ovviamente dell'autore del gioco, del romanzo di Lovecraft. Quindi non un film, ma una rappresentazione visiva. C'è nient'altro su cui poter interagire, mi sa, eh? The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me. And unlike anything I'd ever seen in books. Già. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Molto più, fidati, è così, but molto whose probabile. Decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did the most to hold me spellbound. Metodi narrativi. Dagon contiene molte delle tematiche e dei metodi narrativi che Lovecraft sviluppò nelle sue opere più tarde, ad esempio, raccontare la storia attraverso bassorilievi, le montagne della follia, la città senza nome, diari e appunti di personaggi, l'ombra venuta dal tempo, l'abitatore del buio, isole che emergono dall'oceano, il richiamo di Cthulhu, o creature e divinità fantastiche basate su eventi e mitologie reali, mico in colui che sussurrava nelle tenebre. Mico appunto sono un tipo di creatura di Lovecraft. L'opera viene anche considerata l'origine
Pensa che, cioè, Dagon quindi viene considerata l'origine dei miti di Cthulhu. Anche altri racconti di Lovecraft hanno una conclusione simile a quella di Dagon, ma tralasciamo i dettagli per non rovinarvi il finale. Bellissimo, bellissimo. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Io mi ricordo benissimo il finale bellissimo e terrificante del film. Credo che sia l'unico che sia uscito fatto a modo, tra virgolette, che è Dagon, la stirpe del male, mi pare che era, o il mutamento del male, una cosa del genere. Bellissimo. E finale spettacolare e terrorizzanti allo stesso tempo. Or paying homage at some monolithic shrine, which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail. Cioè, perché non è che posso registrare comunque. I corpi non ne parliamo. For the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet. Shockingly wide and flabby lips, Abitatore di un profondo. glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Immagina, immagina, vai, finché puoi, poi. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Ok, ora che combini, ragazzo, siamo qui. Then, suddenly, I saw it. No, cosa? Fermo, no, ti prego, no. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Non voglio andare avanti, ragazzi. Like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Porca troia, però. Perché sulla terra a me va bene, basta che non vado sott'acqua. Perché sulla terra va tutto bene, va tutto magnifico così. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Ah, siamo noi che dobbiamo arrampicarci, ok. Sì. Quindi torniamo indietro noi, scappiamo, ovviamente, no? I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Giustamente dice, non è, tutto ciò non è vero. Dice,
Non è vero, sta accadendo, no? Questo che tu non pensi. Sto sognando, sto delirando, sto facendo cose strane. I have been distinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moments. Cioè, così a caso. When I came out of the shadows, I was in the San Francisco hospital. Ah. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. Sogno era, spero. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Giustamente, insomma. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Sì, vabbè, magari stavamo, stavamo delirando, ci stavamo, magari non mangiava, non beveva da chissà quanti giorni. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Appunto. Sembra giusto. Il giornalista. Lovecraft era una figura di spicco nel mondo del giornalismo amatoriale. Nel 1915 cominciò a pubblicare il proprio giornale, chiamato Il Conservatore, che conteneva articoli d'opinione politica e sociale, poesie, racconti e saggi di critica letteraria, scritti da lui e da altri autori. Howard era un abile scrittore, ma prendeva molto a cuore le critiche, il che lo portò a interrompere l'attività poetica per concentrarsi nuovamente per la prima volta nella sua adolescenza sulla narrativa del bizzarro Dagon, pubblicato nel 1999. È uno dei racconti scritti in quel periodo. In questo passo, estratto da Il Conservatore, il maestro della narrativa e dell'orrore spiega la sua posizione sulla guerra e sull'idea di pace nel mondo. Il motivo per cui un essere umano, se non dimenti, possa credere nella possibilità di ottenere la pace nel mondo va ben oltre l'immaginazione del conservatore. Se l'intera civiltà mondiale fosse d'accordo al disarmo simultaneo, una o più nazioni finirebbero indubbiamente per conservare armi segrete, per poi approfittare a tempo debito dell'altruismo e della mancanza di astuzia dei loro contemporanei, organizzando spietate campagne di conquista contro vittime disarmate. Nessun paese è o può essere oltre la guerra, fin tanto che gli impulsi primari dell'animale umano non muteranno miracolosamente. Direi che è tremendamente e brutalmente reale e attuale questa cosa. E termina qui almeno la prima parte di questo primo speciale di Halloween 2023. Perché faccio questo video? Perché io avevo registrato precedentemente tutto il gameplay, ho detto vabbè, lo carico in una volta, quindi un giorno a posto. No, e quindi ho detto no perché poi non riesco a coprire anche gli altri giorni, allora ho detto vabbè, lo divido in due parti, quindi vedrete la mia brutta faccia sia ora che anche alla fine della seconda parte, perché ovviamente devo un attimo tagliare per appunto per alcune cose che avevo dette. Tutto qua. Cosa assolutamente ancora importantissima, caro Jackknife Panix, ti faccio ancora tantissimi auguri di buon compleanno, tanti auguri, spero che lo hai passato nel migliore di modi, che sia stato un giorno felice, bello, divertente rispetto magari ai soliti, quindi ti faccio ancora tantissimi auguri, grazie di seguirmi, di avermi iniziato a seguire, di supportarmi e di sopportarmi anche, veramente grazie tantissimo, ma ringrazio anche ovviamente anche tutti gli iscritti e comunque tutti coloro che guarderanno questa prima parte dello speciale. E niente, direi che ci vediamo domani con la seconda e ultima parte dello speciale su Dagon di H.P. Lovecraft. Ciao!